11 giugno, Corpus Domini, Corpus Christi, solennità del corpo e del sangue di Cristo, una festa bellissima e dolcissima che ci ricorda che l'Eucaristia non è solo un convivio, non è solo un pasto sacro. L'Eucaristia è anche la comunione. È la festa in cui l'agnello è colui che imbandisce la cena ed è colui che si dà in cibo, ma dice anche che l'Eucaristia è il rinnovamento in modo incruento dell'unico sacrificio della croce che Cristo ha fatto sul Calvario, quando ha offerto se stesso, come dice la lettera agli Ebrei, con uno spirito eterno, in olocausto d'amore al Padre. Ed è anche l'Eucaristia il luogo della presenza di Cristo, il modo sacramentale in cui si realizzano quelle parole pronunziate dal risorto e riportate alla fine del Vangelo di Matteo, in cui il Signore dice: "Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei secoli, fino alla consumazione della storia, fino alla fine di questo stato presente delle cose." E Cristo è realmente presente nell'Eucaristia, in corpo, sangue, anima e divinità. È presente realmente e veramente e sostanzialmente, come dice il più grande teologo di tutti i tempi, San Tommaso d'Aquino. E poi è stato lui a formulare le preghiere che si sono fatte nella Chiesa, le preghiere liturgiche, l'ufficio del Corpus Domini. Ecco, c'era una volta in cui i santi componevano le preghiere, i canti, le parole, gli inni attraverso cui noi magnifichiamo il Signore. Ma come nasce la festa del Corpus Domini? Ecco, nasce in seguito a una serie di miracoli eucaristici, tra cui il miracolo di Bolsena e soprattutto il miracolo di Bolsena, ma una infinità, una miriade di miracoli eucaristici. Ricordiamo uno per tutti, quello di Lanciano, che forse è il più grande e il più sconvolgente dei miracoli eucaristici. E nasce per l'ispirazione di una mistica belga, la beata Giuliana di Liegi, la quale vede per molte volte dinanzi agli occhi l'immagine di una luna che aveva una striscia nera sulla sua superficie. Quando chiedeva al Signore questa mistica, il significato di questa visione, a un certo punto il Signore ha risposto: "La luna simboleggia l'anno liturgico e la striscia nera simboleggia una festa che manca all'interno dell'anno liturgico, una festa che commemori in modo solenne, con una processione, con preghiere particolari, la presenza di Cristo, la mia presenza nelle specie, sotto le specie del pane e del vino." Probabilmente il Signore ha voluto questa festa perché la tentazione, la fatica di credere che Egli sia veramente presente nel pane e nel vino consacrati è sempre presente nella Chiesa. Il demonio ripropone sempre questa tentazione, per cui il Signore vuole che noi abbiamo sempre dinanzi agli occhi dell'anima la verità che è presupposta dal sacramento dell'Eucaristia, questo sacramento del suo amore, che poi è anche la sorgente della nostra luce e del fuoco della nostra devozione, del nostro amore a Dio. L'Eucaristia è il centro della vita cristiana. L'Eucaristia è fatta dalla Chiesa, ma fa la Chiesa. E difatti, quando nasce un'eresia, quando c'è il distacco
dalla Chiesa, la prima cosa che avviene è proprio lo snaturamento del mistero eucaristico, perché l'Eucaristia non è una reliquia, non è un ricordo, non è un simbolo di Cristo, ma è Cristo. Cristo è l'Eucaristia e l'Eucaristia è con l'accento Cristo. Allora non ci stanchiamo mai di ricorrere a Cristo presente in sacramento, quando si adora pubblicamente, quando viene esposto sopra gli ostensori, ma anche quando è prigioniero d'amore nel tabernacolo. Ricordiamoci che lui è lì, come diceva il curato d'Ars. Il curato d'Ars diceva: lui è lì e piangeva, e la gente lo vedeva piangere e si convertiva. E non dimentichiamo mai che le nostre chiese non sono sante solo perché noi che siamo battezzati ci riuniamo in esse, ma anche perché quando ce lo segnala una lampada rossa che arde, possano le nostre vite diventare come quella lampada che arde d'amore, risplende di testimonianza. Dio è presente in quella chiesa in modo sacramentale, nel sacramento dell'Eucaristia. Grazie Gesù per il dono dell'Eucaristia. Grazie Gesù perché nel sacramento dell'Eucaristia non ci hai dato qualcosa di te, non c'è un qualche aspetto della tua fisionomia, della tua persona, ma ci sei tutto intero, tu, tutto ciò che hai detto e fatto nella pienezza dei tuoi misteri. Grazie Gesù.